Buongiorno ben ritornati cari telespettatori, aggiornamento settimanale, tema che approfondiamo quest'oggi parliamo di opportunità di crescita di sviluppo per la nostra realtà per il Veneto, per il Nord-Est e quindi a livello economico imprenditoriale, sociale politico e così via con chi lo facciamo? Lo facciamo con Alessio Morosin Presidente, da poco ha avuto l'ufficializzazione, candidato tra l'altro, di Indipendenza Veneta grazie di essere qui buongiorno con noi buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori e anche Lucio Chiavegato, Indipendenza Veneta imprenditore, e questo lo sottolineo perché ci aiuterà a chiarire alcuni aspetti, grazie, grazie. anche a lei essere qui con noi. Allora, vediamo un po' di prima di tutto diamo alla presentazione anche in questa circostanza di come vi ponete voi perché l'ha detto candidato cosa vuol dire? Sì, che venerdì ci siamo presentati alla stampa come indipendenza veneta assieme anche a Lucio Chiavegato per indicare che noi correremo per la competizione delle elezioni cosiddette regionali del Veneto del 31 maggio. L'Assemblea dei militanti nostra ha indicato me come candidato presidente, quindi saremo presenti sullo scenario per portare il tema dell'indipendenza, perché questa è la vera novità di questa campagna elettorale dove i contendenti... Quindi tra, i vari, tra le varie figure che abbiamo visto nei vari partiti mm. vi ponete anche voi, questa è un po' la novità. Ci siamo per gli... noi e, e la mia figura come quella di candidato presidente del, a governatore del Veneto. Perfetto, è... quindi questa è una cosa, una bella no... è uscita già però magari non tutti l'avevano recepita in modo chiaro, non avevo avuto modo di appurarlo e c'erano state anche... Esattamente. E siamo qui apposta per, <ride> per, esatto. per spiegarne le ragioni. Per spiegarne le ragioni. Infatti. Anche perché è la vera novità è la vera esatto, novità è, questa la, esatto. cosa, è la, la novità particolare perché parlando anche con delle persone così perché sapevo che sareste venuti ospiti e quindi i weekend mi sono divertita anche un po' a capire, sentire il polso della situazione questo non era assolutamente passato per cui è, un, è una novità importante perché poi che ci sia il candidato del PD eh, che poi ci sia quello di NCD non lo sappiamo ancora con la Lega la Lega naturalmente che si ripropone queste sono cose chiare, nette ormai se ne parla a livello nazionale abbiamo le figure ben precise però fino a un certo punto indipendenza veneta era rimasta nelle retrovie non si era No, e abbiamo lungamente ah, discusso eh, se discusso presentarci esatto, o meno. Infatti, Avevamo eh. il movimento che era incerto. E certo... molti non, no, non si presentano che fanno una loro strada per E eh, eh, Però poi abbiamo valutato che siccome tutti quelli che sono già sulla scena eh, parlano solo di autonomia, e a noi pare veramente vergognoso parlare di autonomia, nel momento in cui, in questi giorni, i giorni scorsi, il Parlamento, quale assemblea eh, incaricata di riformare la Costituzione, quindi nel ruolo di riformatore della Costituzione, ha bocciato ha tolto 20 aree di competenza alle regioni per riportarle in capo allo Stato. Non Domo ha anche aggiunto una clausola di supremazia dello Stato perché non si sa mai, non ci sia una Corte Costituzionale che abbia ulteriori dubbi. Praticamente hanno spogliato le regioni. Sì. Le dirò che io posso essere anche d'accordo: il Molise è come un quartiere di Milano, è come metà della provincia di Padova. cioè Di cosa parliamo? Ma il Veneto non è il Molise, con tutto rispetto. Il Veneto è la più grande, la più importante realtà produttiva assieme alla Lombardia del nord. E per cui questa non è una regione come le altre: è un territorio, è una realtà. Importantissima e pensare di sottrarle quelle competenze che già le erano assegnate da una Costituzione modificata nel 2001 per ridurla proprio a una, a una banale realtà territoriale mi pare gravissimo. Ora io dico se il Parlamento in sede di riforma della Costituzione toglie 20 competenze alla Regione, prevede come dicevo sono prima già la clausola sopra... nella, risolute, proposta, nella sì, proposta che è stata votata. Tra queste proprio lo chiedo a lei perché sappiamo che lei è anche avvocato per cui può darci maggiori delucidazioni. Quali sono le più eclatanti e ma in materia di istruzione, per dirne una, Quindi di turismo e certo. fondamentali, fondamentali nella vita. E pensi che il turismo è la prima realtà, la prima realtà eh, economica del Veneto? Il Veneto ha il doppio di presenze turistiche nella media annua del Lazio che, è anche, io dico sempre, il Papa. Noi non abbiamo solo il patriarca, se avessimo anche il Papa triplicheremmo, lei sa che l'attrazione dello Stato, della città del Vaticano è grandissima. Quindi abbiamo una realtà straordinaria. E questo è il punto, quindi per rispondere alla sua domanda, parlare di autonomia oggi, e qua lo fa la Moretti, lo fa Zaia, lo fa Berti di 5 Stelle, è tutti la stessa lingua, quindi per parlare mi... di un argomento che è già, già bruciato, bruciato da una attività di riforma della Costituzione che ha dato una risposta clamorosa, 325 a favore della restrizione delle competenze regionali e 127, se non erro qualche numero, probabilmente lo sbaglio qualche numero, a favore invece del cambiamento. Quindi stiamo regredendo e mi parlano di autonomia? Ma stiamo scherzando? Allora vedi, il quadro politico, e chiudo, è questo, abbiamo tutti quelli sullo scenario, finora presentatisi, che parlano di autonomia, parlano di una cosa del passato, che sta solo peggiorando e riducendo, cioè sta portando neocentralismo allo Stato, neautoritarismo allo Stato, minori competenze alle regioni. Ripeto, sono anche d'accordo perché certe regioni gestiscono male, ma non per il Veneto. E noi siamo gli unici che parlano della novità, dell'indipendenza. L'indipendenza per via istituzionale, questo è importantissimo, in modo pacifico, quindi con lo strumento democratico. Noi vogliamo fare una forzatura della legalità, questo è il punto, utilizzando la stessa Costituzione che non viene violata perché c'è l'articolo 5 ma c'è anche l'articolo 10 e utilizzando il principio di autodeterminazione che è regolato dal diritto internazionale. Abbiamo idee chiarissime e per non farci fregare in questo pseudo dibattito di cambiamento che non è cambiamento, noi abbiamo individuato un solo punto che può essere condiviso o avversato, che è quello di portare i veneti al voto. Sul tema dell'indipendenza, questo è il nostro obiettivo per la, la campagna elettorale del 31 maggio, per il rinnovo di quello che chiamano il, 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 il Consiglio regionale del Veneto, che invece noi lo vediamo già come Parlamento Veneto Costituente. O si fa così o si muore nella, nel, nel fallimento italiano. Quindi un solo punto, uno può dire, io sono d'accordo per l'indipendenza. Bene, c'è solo indipendenza veneta tu vuoi l'autonomia, discuti di autonomia sapendo che già è stata bruciata, allora accontentati di una bugia ulteriore perché il Parlamento ha già detto di no, quindi voglio dire, ecco, però, questo diciamo, è, il, è il discrimine i due momenti infatti, sono questi infatti, vabbè, voglio tornare su questi punti eh, un po' con, con entrambi perché sono appunto significativi e riportando delle obiezioni che sono state fatte da alcuni, però voglio anche dare la parola a Chiavegatto proprio in apertura eh, la novità, un'altra novità eh, Lucio Chiavegato si presenta e si affianca Bianca, sì. eh, direttamente a Indipendenza Veneta. Luce che ha vegato che rappresenta una realtà, la seconda dopo Indipendenza Veneta, di, a livello sì. indipendentista. Esatto. Cosa è successo? Beh, è una scelta che abbiamo fatto, diciamo che il nostro gruppo, il gruppo che ha vegato per l'indipendenza, che è nato subito dopo la mia, il mio rientro sul territorio veneto, e abbiamo fatto questo gruppo perché credevamo, ci sono molte persone che credono nell'indipendenza malgrado... Non passi questo messaggio qua, ma i sondaggi ci sono perché anche stamattina sentivo alla, a una trasmissione che dicevano che il 50-60% dei veneti è favorevole all'indipendenza e calcoliamo che, come ha detto l'avvocato, dobbiamo fare un grande lavoro di informazione perché molte persone non sanno, fanno ancora questa grande confusione tra indipendenza e autonomia, anche voluta da parte di alcuni esponenti politici perché buttano tutto con questa autonomia sapendo già che è morta e non passerà mai. Abbiamo fatto questa scelta, abbiamo fatto questo apparentamento perché ci è piaciuto molto il programma, chiaro, perché accostare l'indipendenza ad altri programmi dicendo ma la facciamo se ci danno l'appoggio gli altri partiti, sapendo già che gli altri partiti poi brancolano nel buio, invece è chiaro il messaggio di indipendenza veneta, un solo punto, portare i veneti al voto, il diritto di voto per i veneti di esprimersi democraticamente, come succede in tutte le vere democrazie. Europei, che non, è, non fa parte certamente l'Italia, di questa democrazia, chiedere ai veneti semplicemente se vogliono che il Veneto diventi uno Stato indipendente. Punto. Questa qua non, non parliamo né di rivoluzioni né di cose strane, lo sta facendo lo stesso percorso la Catalogna, la Scozia l'ha fatto nella grande. Eh, repubblica diciamo, e, e percorso democratico Che l'Inghilterra ha concesso Alla Scozia di fare questo passaggio Non ci sono state impugnazioni sì, O no, negativi del, del, re, del Regno Britannico Del esatto, Regno, esatto Ma stiamo, loro vorrebbero diventare Repubblica Esatto, non stiamo parlando Scozia. di cose strane Il Regno Britannico che ha una storia Millenaria Hanno detto bene fate il vostro referendum Gli scozzesi si sono proposti Naturalmente gli inglesi hanno fatto di tutto Perché vada che non, vada, che non vinca il sì, però c'è stata una cosa democratica. Quindi noi seguiamo l'indipendenza Veneto, appoggiamo apertamente la candidatura di Alessio Morosin come candidato presidente per il Veneto. E quindi vi apparentiamo. E facciamo insomma. questo percorso esatto: per, per seguire una linea chiara, perché do, dobbiamo uscire da questa confusione che è gettata all'arte e parlare solo di indipendenza, appunto. Ecco, però ci sono tanti altri piccoli movimenti indipendentisti a livello regionale che compaiono con altri nomi, eccetera. Certo. Il suo era quello uno delle maggioranze più alte. Diciamo quelli presenti sul territorio. Esatto. Gli unici che hanno fatto attività sul territorio eravamo noi e il suo gruppo. Esatto. Ma attività con migliaia di. Cioè con serate con 800 con persone. persone sì, e... certo. Ma gli altri che si sentono nominare, menzionare, ogni tanto anche in un recente, cioè recente articolo sui giornali, eccetera. Eh, Cosa, cosa devono pensare le persone quando sentono questi altri movimenti? Che, che magari entrano con, in coalizione col PD, per esempio, e danno una stringola mano a, alla Moretti oppure eh, no? Sono, eh, sono altre scelte, sono altri movimenti. Perché, io dico proprio per fare chiarezza, perché Ma altrimenti c'è chiare... molta confusione. Ma la chiarezza va fatta in questo senso. Noi intanto eh, non chiediamo eh, di essere veicolati da altri per non avere le firme. Noi raccoglieremo le firme per presentarci. Quindi stiamo organizzando il movimento eh, in modo capillare in ogni collegio provinciale, in modo tale che eh, si arrivi a raccogliere regolarmente le firme necessarie per legge. Altri eh, non sono in grado di fare questo, ed è, è palese, e quindi cercano e da un anno che fanno tappeto. Per questa o quella coalizione. Fanno addirittura... Ma sì, ma dobbiamo dirlo: fanno anche comunicati unilaterali di accordi. Se io e lei facciamo un accordo, lo diciamo assieme, no? E allora è un comunicato congiunto. Se io lo faccio da solo, probabilmente c'è qualcosa che non quadra. Allora non perdiamo tempo. Siamo arrivati a un punto in cui ci vuole chiarezza, ci vuole una certa forza, ci vuole una visione dell'obiettivo, ci vogliono persone non disposte a compromessi. E le dico per la chiarezza, e Lucio condivide questo che abbiamo discusso, lui è nelle nostre liste ovviamente con tutta la sua squadra. Se noi valuteremo vantaggioso solo per accelerare i tempi del processo referendario di apparentarci con qualcuno, questo qualcuno intanto può essere chiunque, anche l'Amoretti, anche Jacopo Berti, ovviamente anche Zaia e anche Tosi. Tutti. Ma lo facciamo solo per una ragione Tattica, cioè ci serve per accelerare, è utile nell'interesse del popolo veneto di poter votare prima perché questi magari sono contrari all'indipendenza, ma sul diritto di voto sono d'accordo a parole, ma noi vogliamo d'accordo nei fatti. Allora noi abbiamo detto, e questa è stata la visione strategica vincente secondo noi, aggregante diciamo così certo. in questa fase, ma sarà vincente in prospettiva, in due mesi e mezzo e riusciremo a comunicarlo questo messaggio qua. Noi se faremo un'azione di questo tipo, quindi io sono pronto a rinunciare alla mia candidatura a governatore, beh a me non interessa nulla della mia posizione, d'altronde la mia storia personale con diversi atti lo dimostra. Non faremo, anzi faremo una trattativa che prevede questo, non vogliamo nemmeno discutere di posti nei assessorati della regione, neanche discutere, cioè nel senso tu candidato probabilmente puoi fare... Il buon sì. governatore, bene, ti fai il tuo programma, noi ti, dare, ti garantiamo il voto nella buona amministrazione, sì. non parteciperemo con richieste di assessorati, incarichi fuori di, di altra natura, sotto bosco vario, <ride> niente, un no, no secco, punto riduciamo sì. noi, neanche si discute. Ma... Però vogliamo avere, vogliamo spostare l'asse diciamo, del potere sulla questione del di diritto di voto dalla Giunta, liberandola anche dai fardelli delle delibere applicative che hanno fatto in qualche modo mm. affossare o scemare la forza della legge 16, e, e concentrare tutta la nostra forza nell'organo rappresentativo della sovranità del popolo veneto, che è il Consiglio regionale, l'organo legislativo. Certo. È là. Che va esercitata la sovranità, cosa vuole la giunta regionale e organo esecutivo? Noi vogliamo dare massimo valore, massima incisività, massima forza al Consiglio regionale e là puntiamo tutto. Se ci seguono abbiamo le idee chiare, abbiamo una lunga esperienza, abbiamo i contatti internazionali, abbiamo individuato con l'ausilio di eh, autorevoli giuristi e eh, opinionisti che insegnano in tante università itali italiane e straniere che è percorribile questo fatto, c'è una forzatura, dice qualcuno. Io, non dub io dubito che sia una forzatura, o se è una forzatura è una forzatura di legalità di diritto, in difesa del diritto, perché far votare i cittadini, nessuno può venirmi a dire che è contro la Costituzione, chi si oppone che viola l'articolo 21 della Costituzione sulla libera manifestazione del pensiero, e richiamo l'articolo 5, basta, basta ormai, ma che cos'è? La cosa meno certa nei secoli, nei tempi, sono proprio i confini degli stati, e quindi la, la cosa invece più importante è la centralità dei cittadini nelle scelte che riguardano il loro futuro, quindi il diritto di voto, questo è il punto forte e noi difendiamo questo e lo difendiamo anche per chi è contrario, perché quando diciamo diritto di voto vuol dire diritto di manifestare il sì, come io e Lucio eh, sicuramente vogliamo, ma anche di chi vuole votare il no e chi invece vuole impedirci ad entrambi di votare, non è mica democratico. Stiamo attenti. Guardi, vuole, infatti, e concludo, eh, no, è una mia nota. L'altro giorno uno della minoranza Dem, mi pare, Fassina, ma non vorrei sbagliare perché ormai mi interessano poco le vicende italiane, ha detto che siamo preoccupati per la qualità della democrazia. Lei sa l'eufemismo, <ride> la qualità. Vuol dire che anche loro vedono che questo governo è accentratore, dispotico, sempre meno democratico e pericolosamente involutivo. Ci stanno impoverendo tutti, stanno massacrando l'economia, le imprese, ci tolgono anche il diritto di voto. Io sono, ci rifletterei, anche qualche eh, elettore o, o, o personaggio che appoggia la sinistra. Uno della, della minoranza del, della sinistra ha detto che c'è a rischio la qualità della democrazia. E sappiamo che un politico, quando usa queste espressioni, tra virgolette, vuol dire che non c'è democrazia. Se lo dicono loro. Ah, sì. Certo Alessio Morosin, presidente del Veneto, vogliamo il referendum per l'indipendenza ecco. del Veneto. Ecco, e lei appunto si è interrotto, cioè, ha deviato sul discorso che diceva. Siamo disposti anche ad arrivare ad alcuni tra... ulteriori apparentamenti, certo. Eh, pur, di, certo. Pur, pur di pur di ottenere quanto prima il voto. Allora, guarda. Il voto in che senso? Cioè, sul stighiamolo... di, il diritto di voto sul referendum. Però attenzione: Prego. prima delle elezioni regionali è impossibile? Adesso ormai credo eh? di no, abbiamo perché, perché non siamo fessi, no? Come si dice. No? Eh. Quindi, allora, di diciamo, perché... Ci abbiamo lavorato fino all'ultimo, ci abbiamo lavorato unici ah, su questa strada perché abbiamo le idee molto chiare e d'altronde sa perché fa paura la nostra posizione, perché abbiamo individuato come obiettivo della, 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 della campagna elettorale del 31 e come obiettivo per la prima seduta del cosiddetto Consiglio regionale, immediatamente, perché il 28 di aprile, lei lo sa, gli aspettatori lo sanno, la legge sarà discussa in Corte Costituzionale, quindi sarà probabilmente bocciata, io sono uno dei difensori. Allora, lo spieghi bene perché te lo L'anno allora, so. scorso il Consiglio regionale il 12 giugno ha approvato una legge che porta il numero di legge 16 sul referendum sul tema dell'indipendenza. Il quesito dice vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì o no? Questa legge è stata votata regolarmente dal Consiglio regionale, pubblicata nel bollettino della Regione. È una legge valida ed efficace a tutti gli effetti. Ma il governo una... l'8 di agosto l'ha impugnata, Ma nel cuore dell'estate. Ma non ne ha chiesto la sospensiva, quindi volendo la Giunta persone. regionale e il consiglio avrebbero potuto andare avanti. Però è un mondo anche dove diciamo, le debolezze prevalgono, Io parlerei di pusillanimità politica, ma non importa, usiamo espressioni semplici. C'è la debolezza politica, tema difficile, ci vogliono persone capaci di affrontare una questione come questa e il mondo vero. È stata impugnata ma non sospesa, quindi la legge è perfettamente valida ed efficace, si poteva andare al voto. Varie ragioni si potrebbe lungamente parlare, magari se vuole sì, ci dedichiamo buona, una buona. trasmissione. Il, eh, la Corte Costituzionale un mese fa ha fissato l'udienza di discussione della per valutare e decidere sulla legittimità costituzionale della legge il 16-28 di aprile. La Regione si difende con eh, l'ausilio di due valenti eh, colleghi che sono l'Avvocato Ivone Cacciavillani e il Professor Mario Bertolissi. Sarò presente anch'io come avvocato perché ho dispiegato un atto di intervento a nome di Indipendenza Veneta, che è la madre mm. dell'idea, dell della proposta, perché l'abbiamo scritta noi, l'abbiamo portata noi, l'abbiamo fatta votare noi con il sostegno di 182 Quindi, certo. consigli comunali, di quattro consigli provinciali okay. che rappresentano 3 milioni e mezzo, con 100, di cittadini veneti, con 100.000 persone che hanno votato. Un lavoro enorme. Questa legge sarà discussa. Siccome noi, spero di essere stato sufficientemente chiaro nella no, sintesi, ma io chiedo perché poi non sì, tutti è giusto, giusto. sapere, siccome noi riteniamo al 99% che la Corte la bocci, perché la Corte Costituzionale è organo di chiusura politica dell'ordinamento, noti politica, non è un organo giudiziario, è un organo di chiusura istituzione che ha questa funzione. La boccerà invocando varie norme, ignorando il diritto internazionale e l'articolo 10. Noi andremo alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma ci sono aspetti. Il problema è politico, non è Vabbè. giuridico soltanto, è anche giuridico, ma è prevalentemente, essenzialmente politico. Quindi, con serenità, con visione dell'obiettivo, con chiarezza, riproporremo alla prima seduta del Consiglio regionale e sono sicuro che lo faremo con, con, grande, con grande convinzione e, e, e trascinamento anche degli altri, sia che ci troviamo all'interno della maggioranza, sia che ci troviamo disperatamente nell'opposizione, disperatamente per gli altri e non per noi, all'opposizione andremo a riproporla immediatamente per far sì che i Veneti possano votare e a quel punto cambieremo alcuni passaggi della legge come li avevo ideati io all'inizio quando l'abbiamo scritta in sei, perché l'abbiamo scritta in sei persone e tra questi vi era, l'avevo scritta proprio io quella norma, quell'articolo sulla spesa dicendo che non vogliamo che sia a carico dei cittadini privati ma sia a carico dell'erario che siamo sempre noi esatto. perché l'erario non è lo Stato. Che cosa a carico dell'erario? La dell spesa del per l'indizione del referendum perché sì, l'avevano posta, l'avevano modificata sì. e alla fine votata in modo tale che avesse più difficoltà attuative. Ma allora i cittadini dicono vuol dire che devono pagare più tasse? No, assolutamente. Ecco. No, perché noi, tra l'altro, il capitolo di spesa che io avevo individuato era quello di utilizzare una parte miserrima di quello che è il residuo fiscale che lo Stato quotidianamente ci deruba. Sono 20.000 milioni di euro, non ho sbagliato. 20.000, io non parlo di miliardi, cazzo che i miliardi non ha confidenza quando va al supermercato, ma i milioni li capisce. 20.000 milioni di euro che ogni anno lo Stato ci depreda, ci porta via dopo aver pagato le tasse, perché qualcuno pensa che siano le tasse? No, dopo aver pagato le tasse che coprono tutte le spese che lo Stato sostiene per tutti i servizi, tutti, 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 nessuno escluso, ha l'audacia, la, io vorrei dire un'altra espressione. Quella di prendersi, di prendersi altri 20 mila milioni di euro dalla nostra fatica e qua sappiamo com'è la situazione. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, per cui interrompiamo un attimo, dopo ritorniamo sul tema e parleremo anche delle possibilità di sviluppo, le imprese, perché è un tema importantissimo. Eh, pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi.